GF VIP, le rivelazioni di Cecilia e Ignazio nel salotto televisivo di Federica Panicucci Winzuiden. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato nuovi dettagli della loro storia d'amore. Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla coppia più chiacchierata della seconda edizione del reality show Grande Fratello VIP, video, composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per chi non lo sapesse, questi due VIP lunedì 11 dicembre 2017 sono stati ospitati nel programma televisivo Cancelletto Mattino 5 condotto da Federica Panicucci. In questo articolo vi racconteremo quali sono state le rivelazioni della modella argentina e del ciclista. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati ospitati a Mattino 5. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dopo aver rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Verissimo, sono tornati insieme in TV, ma questa volta nel salotto televisivo di Federica Panicucci. In particolare nel programma Mattino 5, l'argentina e il trentino hanno rivelato di essere molto innamorati e, soprattutto, hanno smentito l'indiscrezione circolata in questi giorni sul settimanale Chi precisando di non aver programmato la convivenza insieme. Sempre nel corso dell'intervista, la sorella di Belen ha rivelato di essere molto gelosa di Ignazio, quest'ultimo invece ha raccontato che la sua famiglia ha accettato la sua nuova relazione, infatti suo padre ha promesso a Cecilia che la porterà a sciare. Riguardo alla vicenda del famoso armadio, i due diretti interessati hanno ribadito ancora una volta di essersi scambiati soltanto un bacio all'interno del guardaroba, e soprattutto hanno aggiunto che forse la gente non è abituata a vedere due persone che si amano. Cecilia, gli amici di Francesco Monte non mi hanno abbandonata. Come vi abbiamo appena raccontato Ignazio e Cecilia nella trasmissione Mattino 5 si sono mostrati felici e innamorati più che mai. Ovviamente la modella argentina ha anche parlato del suo ex fidanzato Francesco Monte, in particolare Cecilia nello studio di Cologno Monzese, ha rivelato di aver lasciato l'ex tronista di Uomini e Donne indipendentemente da Ignazio, perché nell'ultimo lui pensava soltanto alla sua carriera. Inoltre la sorella di Belen ha raccontato che dopo essere uscita dalla casa di Cinecittà aveva paura di restare senza amici, a causa della rottura con Francesco, ma fortunatamente non è stato così, perché non l'ha abbandonata nessuno, forse perché hanno capito la sua scelta. Anche Ignazio ha parlato dell'ex fidanzato di Cecilia, perché ha ribadito per l'ennesima volta di non dovergli delle scuse e di essere stato corretto, ma ha aggiunto che ognuno è libero di pensare quello che vuole. Per finire Ignazio ha fatto una rivelazione sorprendente, perché ha dichiarato di avere occhi soltanto per la modella argentina. Se volete ricevere altre curiosità sugli ex concorrenti del GF VIP, vi basterà cliccare sul pulsante Segui, posto nella parte alta di questo articolo,